tutte e tutti, e grazie per aver deciso di partecipare a questo incontro, che appunto è un incontro di condivisione di un iter progettuale, di un progetto che è ancora in progress e che però è giusto che la popolazione sappia, venga a conoscenza in maniera più dettagliata delle opere che si intendono fare, e naturalmente chi meglio del sindaco, il dottor Franco Marino, e del progettista dei lavori, l'architetto Giuseppe Candela, possono appunto darci spiegazioni e illustrare con dettagli cosa prevede questo progetto. Tra l'altro voi sapete che non è niente di nuovo, l'Italia deve in qualche modo stare, no, ai patti del PNRR, per cui in tutte le città italiane si stanno facendo progetti di ristrutturazione, riqualificazione urbana, di arredo urbano, di piantumazione, quindi non è niente di nuovo, non è una cosa così che capita solo a San Paolo, capita un po' dappertutto in modo diverso, forse in alcune regioni in un certo modo, in altre regioni c'è in un altro modo, però comunque dobbiamo fare i conti con questa nuova realtà. Io non voglio rubare altro tempo, per cui passerei la parola al sindaco, al dottor Franco Marino, che appunto illustrerà, no, un po' il progetto, naturalmente darà i suoi saluti istituzionali a tutti e poi andremo anche avanti con domande, casomai se ci sono domande possiamo tranquillamente accettarle. Una cosa che io chiedo sempre è se per favore i cellulari possono non rimanere spenti, ma almeno in silenzio, perché poi entrano nei microfoni e succede quello che succede. Grazie. Grazie per questa introduzione, questa riga che ci dà questa possibilità di parlare anche con gli amiche e gli amici che sono collegati, che non hanno potuto intervenire. Un saluto alle persone alle signore che fidando il freddo comunque. Preoccupazioni quali sono? Noi avete visto tutti qual è
lo stato attuale della piazza. La piazza aveva un lato privato che costeggia la statale, la strada, su cui passano i mezzi, aveva degli alberi che erano importanti perché facevano parte di quello che era l'arredo urbano, qualcuno ha detto anche la storia di San Paolo. È chiaro che quel tipo di alberi, quando sono stati piantati, non si presumeva che potessero creare danni, i danni che hanno creato nel tempo. Non sto qui a dire di chi è la responsabilità, di chi non ha fatto manutenzione, però vi posso assicurare che anche nelle zone in cui viene fatta una manutenzione regolare, quel tipo di alberi poi alla fine ha una superficie delle radici che crea comunque problemi sia alla viabilità
alcuni, parlo di quelli di fronte alla torretta del Saleo, uno addirittura era appoggiato su un altro albero, quindi con molto rischio. Anche in quel caso i vigili del fuoco ci avevano invitato a intervenire per la sicurezza delle persone. Insomma, e francamente prendere delle decisioni di taglio è stata tragica, perché ognuno di noi, io almeno ho 60 anni, quindi da che ricordo in piazza c'erano questi bimbi, e sostanzialmente è stata una decisione non presa a cuor leggero. Abbiamo comunque avuto l'autorizzazione della sovrintendenza, che esprime parere obbligatorio e vincolante per quanto riguarda i lavori che devono essere fatti in centri del paese, e quando si sono resi conto delle condizioni in cui erano le strade, perché all'inizio avevano detto no, si possono assolutamente recuperare, ma quando poi sono venuti sul posto e sono resi conto delle condizioni in cui erano state ridotte le strade, della situazione anche strutturale dei tronchi, beh, ci hanno dato il permesso per togliere quegli alberi. È chiaro che poi, insomma, al di là di quello che possono essere stati i pareri discordi delle persone sui social, francamente in questa sede ne vedo pochi che sono molto più propensi a scrivere sui social, insomma, e l'allarmismo creato sostanzialmente è un po' esagerato, francamente, perché poi nel momento in cui si creava qualche gruppo in cui si scriveva in questo gruppo, sostanzialmente che cosa succedeva? Succedeva che se qualcuno si azzardava, scusate il termine, ad esprimere un parere contrario a quello che era l'andamento del gruppo, veniva tacciato di essere in minoranza, di non parlare perché la piazza aveva deciso. È chiaro che ognuno ha il diritto e il dovere anche di esprimere le sue opinioni, perché ci mancherebbe. Il confronto in una situazione democratica è sano della democrazia. Poi è chiaro che alla fine bisogna fare sintesi, e nel momento in cui, perché, ecco, prima che vado avanti, perché sono stati tagliati già gli alberi mentre la gara è ancora in atto? Allora, questo è un lavoro che siamo andati avanti da 2 anni circa, no? Per la costruzione di questo progetto, insomma, per cercare di cambiare il meno possibile, per cercare di mantenere una sorta di continuità storico-culturale, abbiamo cambiato più volte la progettazione abbiamo modificato in itinere la progettazione della piazza, attraverso, ecco, Peppino ha fatto un lavoro molto certosino e francamente, insomma, anche molto impegnativo nella ricerca di foto del passato, di testimonianze, per cercare di ripristinare quella che era la piazza precedente. Gli alberi sono stati semplicemente tagliati perché tra le migliorie della ditta che sta completando le strade all'interno del paese, quindi che dovrà procedere all'asfalto, stiamo aspettando tempi un po' più miti dal punto di vista meteorologico, questa ditta tra le migliorie ha messo il taglio degli alberi in piazza, perché anche quello ha un costo per quanto riguarda il taglio, ha un costo per quanto riguarda lo smaltimento. Qualcuno, mi dispiace perché
poi fa parte anche delle forze dell'ordine, si è azzardato a scrivere che la legna era stata promessa, era stata data, presa a qualche nostro amico. Beh, insomma, si sbaglia di grosso, perché comunque la legna è stata tutta smaltita. Voi dovete sapere che nel momento in cui si fa una demolizione bisogna consegnare il materiale di risulta nelle discariche, e quindi anche il materiale arboreo deve essere consegnato all'interno delle discariche. Chi abbandona rifiuti per strada commette un reato. E quindi, poi se ce ne sarà tempo, vorrei fare un passaggio anche sulla questione dei rifiuti. Comunque adesso ritorniamo al tema. Allora, questi alberi sono stati tagliati. C'è stato un finanziamento per quanto riguarda un piazzamento regionale, per quanto riguarda il rifacimento della piazza. Piazza che il cui rifacimento è iniziato da appena ci siamo insediati, riportando la fontana del Petrucci nel suo luogo originario, insomma. Quindi su questo si inseriva quest'altra progettualità che appunto è stata finanziata con fondi regionali pari a 290.000 euro, una prima tranche che è quella della piazza più grossa, che è quella dove, per capirci, dove è allocata la fontana, e un altro finanziamento di 150, ecco, poi abbiamo dovuto aggiungere noi dei fondi comunali per il rifacimento anche dell'altra piazza. Quindi la piazza verrà rifatta completamente, sia quella dove si trova la fontana del Petrucci, sia quella dove si trova il monumento ai caduti. Nonostante ci sono arrivate segnalazioni sulla qualcuno si è spinto anche oltre dicendo che la piazza è molto più bella così come è strutturata adesso, e dà un senso di grandezza, dà un senso di maestosità della piazza, però noi nel progetto originario abbiamo previsto la ripiantumazione degli alberi, per cui state tranquilli che la piazza verrà, anche se ne parlavamo qualche minuto fa con Yvonne, c'è una tendenza in tutte le città a non mettere più alberi che creano questo tipo di danni come quello che abbiamo avuto noi, ma a mettere delle siepi con dei fiori la cui manutenzione è molto più agibile, molto più facile ed è fattibile con dei costi che sono decisamente inferiori. Quindi state tranquilli, la piazza riavrà i suoi alberi, riavrà i pini, non riavrà i pini, poi di questo ne discuteremo durante il lavoro. Spero di essere stato chiaro, di non aver offeso nessuno, ma c'erano delle precisazioni doverose da fare, perché io posso ammettere tutte le critiche del mondo, ma quando si insinua il dubbio sulla onorabilità di tutti i componenti dell'amministrazione e sul fatto che sulla onestà, insomma, questo mi manda in bestia, per questi dubbi spero di averli risolti, e spero che in altre occasioni sia un confronto un po' più diretto. Sono stato lungo, mi fanno segno di chiudere, perché come al solito io quando inizio a parlare poi non la smetto più. Comunque, solo ripeto, poi ci sarà tempo, risponderemo anche alle delle domande. Grazie Sindaco, no, io credo che sia stata, diciamo, un'illustrazione abbastanza chiara
È chiaro che quando si prendono delle decisioni bisogna guardare ragione e sentimento, no? Cioè ci sono sempre queste due anime che si scontrano e trovare appunto una sintesi è sempre molto, molto difficile, insomma, non è solo un fatto tecnico. Io capisco benissimo il sentimento dei compaesani, no? Perché quegli alberi rappresentano i nonni, i bisnonni, per tutti noi, no? Tutti noi abbiamo giocato in quella piazza e quindi è evidente che quegli alberi hanno anche un valore proprio affettivo, no? L'albero è proprio, no? Ci sono tutte queste, diciamo, prima filosofia New Age che bisogna abbracciarli o addirittura piantare un albero per ogni bambino nato. Però io, insomma, è evidente che bisogna appunto cercare la sintesi, insomma, no? Poi bisogna, come dire, avere uno sguardo sempre propositivo, no? Il passato ci deve aiutare a comprendere meglio il presente per progettare meglio il futuro. Questo secondo me è fondamentale, perché se no rimaniamo un po' chiusi nel bozzolo e poi rimangono appunto futili, a volte sono proprio futili, come dire, sulle tastiere succede di tutto, è molto facile sulla tastiera e questa è una cosa che purtroppo è ormai, però non è questa la sede di questa discussione, mentre invece penso che sia giunto il momento di dare la parola all'architetto Candela, che vedo il pronto con tutto un apparato iconografico che adesso ci illustrerà e chissà se lì ci saranno anche i nostri bisnonni con la cappa, chissà, qualcuno potremmo riconoscerlo. Se ci mettiamo da questa trovata forse riusciremo a vedere. No, però vediamo, va. Vedi? La vediamo qui. Va bene così. Mi sentite? Sì. Buonasera a tutti, grazie per essere venuti. Allora, ricordati del minuto, però. Dunque, allora, io ho preparato delle slide, delle diapositive per illustrarvi quello che è previsto, diciamo, nel progetto di, vogliamo chiamarlo restyling, nel progetto di riqualificazione, diciamo di sarebbe di manutenzione straordinaria e di riqualificazione della nostra piazza Aldo. Professionisti sanno benissimo che quando si affronta un progetto di restauro la prima cosa da fare è studiare molto bene, in maniera molto approfondita, la documentazione del passato per capire la materia sulla quale si va ad intervenire. Il progetto di Piazza Aldo Moro nasce da uno studio molto approfondito di tutte le fonti iconografiche, storiche e d'archivio, e anche quelle pubblicate riguardanti la nostra piazza. Quindi io adesso, giusto per farvi capire da dove nasce il nostro progetto, farò un excursus velocissimo su quelle che sono state le immagini che hanno ispirato il progetto. Molti di voi le conosceranno, io però vorrei che un po' tutti riguardassimo queste immagini. Partiamo da questa fotografia, anzi io partirei dalla prima, quella della locandina. L'immagine della locandina è l'immagine più antica che abbiamo di San Paolo. Il compianto amico Enzo Zampino ci ha messo la data, io non so se quella data è reale, si parla del 1864, sicuramente è un'immagine della fine dell'Ottocento, perché vedete la torretta ha ancora una loggia nella parte superiore. L'immagine della piazza è, per me è bellissima, perché fa vedere il modo in cui si vive e come si viveva questa piazza. Ovviamente tutta la gente lì è in posa. Andiamo avanti velocemente, gli inizi del Novecento. Le isole pedonali della piazza sono praticamente pavimentate con terra battuta. Questo andrà avanti fino almeno per le due isole pedonali
quella centrale, perché prima ne erano tre, quella centrale e quella vicino alla chiesa, quella centrale e quella vicino alla chiesa sono rimaste così almeno fino agli anni 20, ecco, se non addirittura forse fino agli anni 40, questo è un dato che non ancora riusciamo ad accertare. Per cui non immaginiamo che la piazza era un luogo di passeggio, perché in realtà non lo era. La gente tendeva a passeggiare soprattutto nella parte a destra, sui marciapiedi che erano pavimentati con basole di pietra di Africina, e la parte, diciamo, centrale, quella che oggi è la carreggiata, che era anche quella pavimentata in basolato, che si trova oggi sotto l'asfalto. Questo è un altro punto di vista, sempre degli inizi dell'Ottocento, del Novecento, scusate, ed è un'immagine che credo sia stata fatta dal campanile della Chiesa Madre. Vedete, è tutta terra battuta, tranne la parte che da qui non si vede molto bene, più in fondo, che è un po' più bianca. In quella zona lì, qui è il monumento, vedete il basolato della carreggiata. Quel basolato c'è ancora, è sotto l'asfalto. Ecco, questa è un'immagine importantissima, perché in realtà è da questa immagine che trae ispirazione il disegno di quello che di quella che sarà la nuova pavimentazione di Piazza Aldo Moro. Solo questa isola pedonale, cioè quella che andava dal tratto di strada che collegava via San Nicola con Corso Umberto I, che anche quello era pavimentato con basolato, da quel tratto lì fino a, diciamo, tutta questa zona qui era pavimentata con lastre, cioè con una griglia di lastre di basole di pietra di Africena, e al centro dei quadrati di acciottolato. Riconosciamo anche la presenza delle fosse granarie che hanno caratterizzato questo spazio pubblico fino al 1985, quando è stata fatta l'attuale pavimentazione e sono state praticamente interrate. Poi ci ritorneremo. 1928, l'inaugurazione del Monumento ai Caduti. Vedete, dietro ci sono degli alberi, anche nella parte centrale, degli alberi che poi per qualche motivo si seccheranno, non so perché. In una fotografia, questa qui, praticamente del 49, della fine degli anni 40, questi alberi centrali erano stati ripiantati ed sono molto più piccoli. Poi nel dopoguerra verranno rimossi completamente. Intanto cominciamo a vedere la fila di pini che si trovano sul lato sinistro e che caratterizzeranno la piazza fino ai giorni nostri. I pini sono stati piantati negli anni 30 in concomitanza con la realizzazione di quella che era la strada nazionale durante il periodo fascista, la strada statale nella Litorania, praticamente la statale 16, che era quella che era l'autostrada di allora, cioè si passava, i mezzi venivano dal nord, passavano nel paese, per cui i pini sono stati piantati in quel luogo in continuità con la parte extraurbana, quindi tutti i pini che c'erano sulla strada per andare a San Severo e tutti quelli che c'erano sulla strada per andare a Serra Capriola. In sostanza chi ha piantato questi alberi ha trattato questo pezzo di strada urbana come se fosse una strada extraurbana, cioè non si è posto il problema di quello che poteva essere nel futuro la crescita di questi pini, e per cui niente, fanno parte della storia della strada statale 16, ed è questo il motivo per cui la sovrintendenza, quando ha autorizzato l'espianto, l'abbattimento di questi pini, per i motivi che ha detto il sindaco, ha fatto una prescrizione nella quale praticamente obbligherebbe poi l'impresa a ripiantare di nuovo i pini di Aleppo. Vedremo come andrà a finire, perché in realtà noi non vorremmo che fra qualche anno i nostri figli abbiano lo stesso problema, insomma, che abbiamo oggi noi.
perché il pino di Aleppo è un albero che diciamo, cresce bene in ampi spazi, ha bisogno di spazi ampi e di grossi viali oppure di giardini, spazi comunque che non devono essere, diciamo, degli spazi pavimentati come nel nostro caso. Un'altra immagine della piazza, siamo, diciamo, alla fine degli anni 60, è la prima immagine a colori che abbiamo di Piazza Aldo Moro. Vedete i primi 7 pini che ci sono sulla sinistra, sono degli alberi molto piccoli, in realtà sono stati ripiantati per qualche motivo, diciamo, agli inizi degli anni 60, per cui 7 di quei pini che sono stati, diciamo, rimossi nei giorni scorsi, in realtà non sono più quelli originali degli anni 30, ma sono degli inizi degli anni 60. In particolare, in questa immagine del 1968, uno di questi pini cade sotto una nevicata e praticamente lambisce il recinto della fontana di Petrucci. Poteva praticamente demolirla se fosse caduto 2 metri più alta alla sua destra. Ecco. Questo pino poi è stato ripiantato, vedete di nuovo, questa è un'altra immagine degli inizi degli anni 70, in pratica ritroviamo questi piccoli pini che sono quei pini che sono stati abbattuti nei giorni scorsi. Sulla sinistra invece ci sono, credo che siano gli attuali tigli che sono stati piantati diciamo, durante l'amministrazione Oliva, se non mi sbaglio, agli inizi degli anni, nella prima metà degli anni 70, quindi i tigli hanno circa 50 anni. E veniamo quasi ai giorni nostri. Nel 1985 Piazza Aldo Moro è oggetto di un intervento di restyling progettato dall'ingegner Carraba, un mio amico, che prevede per la prima volta, diciamo, la pavimentazione con la pietra di Agricena. Vi ricordo che nel dopoguerra Piazza Aldo Moro era pavimentato, non so chi se lo ricordo, con delle piastrelle di cemento che sono state rimosse nel 1985. Per cui l'immagine odierna della piazza, della pavimentazione della piazza, risale praticamente a 38 anni fa. Qui riconosciamo ancora la presenza di pini. Questa è un'immagine degli inizi degli anni 2000, ci sono ancora i lampioni, quelli con la palla per capirci, e poi sono stati sostituiti con le attuali lanterne. Questa carrellata di immagini serve a farci capire come in realtà la piazza nel corso degli anni, dei decenni e, diciamo, anche dei secoli non è rimasta immutata, ma comunque c'è stata un'evoluzione anche abbastanza radicale, perché se oggi confrontiamo l'immagine della piazza di oggi con quella degli inizi del Novecento ci rendiamo conto del grande cambiamento che c'è stato. Si è passato da una piazza quasi spoglia, quasi priva di alberi, con la terra battuta, dove praticamente non ci passeggiava nessuno, ma andavano a scaricare il grano all'interno delle fosse granarie che si trovavano là, diciamo, solo nel dopoguerra diventa un luogo pubblico in cui la gente andava sostanzialmente anche per passeggiare. Ed è per questo che la pavimentazione dell'intera piazza Aldo Moro risale al primo dopoguerra. Andiamo avanti. 2021, scusate un attimo, in questo intervento, quello del 1985, venne rimossa, diciamo, la fontana del Petrucci, come sapete tutti, poi ha fatto i suoi giri, diciamo, fino ad arrivare in villa, e nel 2021 c'è stato, diciamo, il ritorno della fontana a seguito di della sottoscrizione di una petizione che, durante la quale, diciamo, gli abitanti hanno richiesto a gran voce il ritorno della piazza, della fontana in piazza. C'è stato un finanziamento regionale, in più
anche dei cittadini privati hanno contribuito per circa un terzo al finanziamento dello spostamento del restauro della fontana del Petrucci e anche della parte impiantistica con l'illuminazione della fontana. Sulla destra potete vedere uno dei vari modi di illuminare questa fontana con i vari colori. E la piazza oggi, ecco, nel 2022, prima della rimozione degli alberi, questa è la nostra piazza d'Omore, il monumento ai caduti, l'isola pedonale maggiore, quella minore, con tutte le sue criticità che adesso andremo a vedere. Perché facciamo questo intervento? Allora, oltre quindi a cercare di capire come intervenire, dobbiamo capire quali sono i problemi che dobbiamo risolvere. Allora adesso io vi faccio vedere quelli che sono i problemi principali che ha oggi Piazza Aldo Moro. Piazza Aldo Moro ha gran parte della pavimentazione praticamente staccata dal sottofondo a causa della spinta dell'apparato radicale delle piante degli alberi che sono stati rimossi, che hanno provocato sia il distacco di gran parte di molte marmette, sia la fratturazione della pavimentazione, per cui questo è lo stato della pavimentazione di gran parte della piazza. E questo lo vediamo sia nell'isola pedonale maggiore che nell'isola pedonale minore. Vedete, queste sono due immagini di due parti opposte della piazza. Il problema dei cordoni, cioè quelli che sono i marciapiedi, il problema delle radici provoca anche un sollevamento persino dei cordoni perimetrali che delimitano le isole pedonali della piazza. Un altro motivo è anche quello di un'insufficienza praticamente un'assenza su uno dei lati della piazza, un'assenza di rampe per disabili. Il problema delle radici genera anche dei problemi alle basole che costituiscono le carreggiate, la sede stradale. Come vedete sulla sinistra, lungo il cordone, sotto il cordone c'è almeno un metro di basole completamente sollevate che creano non pochi problemi alle persone che attraversano la strada. Sul lato destro il problema del basolato è stato risolto perché quella parte di basolato è stata praticamente recuperata nel corso dell'intervento che è stato attuato nella seconda metà del 2022, ma abbiamo dovuto eliminare una quantità enorme di radici che si trovavano sotto quelle basole. Andiamo avanti, poi ci sono i problemi dell'arredo urbano. Le panchine sono praticamente consumate, si può dire così, i portarifiuti anche hanno problemi di... E poi ci sono anche dei punti della piazza, vedete lì è dove c'era una volta una cabina telefonica, dove effettivamente la situazione della pavimentazione non è delle migliori. E poi abbiamo il problema che tutti conosciamo della scarsa efficienza luminosa dell'attuale impianto luminoso che è della piazza, che si aggiunge anche ad una scarsa efficienza energetica, per cui l'idea è anche quella, questo che è un altro dei problemi, lo vedete in queste immagini, tutte e tre queste immagini quasi non si vede il monumento ai caduti e niente, anche su questo occorre riflettere per capire se c'era la possibilità di prevedere un rifacimento proprio dell'impianto di illuminazione.
Ultimo dei problemi individuati, le carenze strutturali a livello di dotazione impiantistica. Allora, nella piazza si fanno i mercatini, nella piazza ci sono degli eventi, ogni volta che si fa qualcosa del genere abbiamo dei problemi perché in pratica manca un impianto elettrico, adeguato su una piazza. Quindi vedete, lì c'è un quadro appeso ad un albero che è una situazione un po' precaria, però è grazie a quel quadro che è stato possibile negli anni fare gli eventi, perché non c'era un altro modo, occorreva creare tutta una situazione che poi abbiamo fatto, diciamo, con il progetto. E adesso entriamo nel merito del progetto. Tutto quello che abbiamo detto finora deve essere, diciamo, preso in considerazione perché sia l'analisi storica, sia l'evoluzione storica della piazza, quindi la comprensione dell'evoluzione che c'è stato negli anni, nei secoli, nei decenni, ecco, nell'ultimo secolo e mezzo che abbiamo potuto documentare, sia le criticità che abbiamo visto, ci consentono adesso di fare delle scelte, le scelte più giuste per poter avere, diciamo, una piazza che funzioni, una piazza bella da vedere, una piazza gradevole, una piazza che non abbia i problemi che ci sono oggi. Questo è, purtroppo mi dispiace che si vede ben poco, però io ho diviso il progetto in due parti, quello che riguarda la piazza dell'isola pedonale, la parte, diciamo, l'isola pedonale nord, quella maggiore, e l'isola pedonale sud, sono due lotti di intervento sia per motivi di finanziamento ma anche per motivi di, diciamo, di chiarezza nella consultazione degli elaborati. Quindi voi vedrete adesso degli elaborati che riguardano la piazza, la parte dell'isola nord, e degli elaborati che riguardano la parte dell'isola, diciamo, sud, quella. L'isola sud è quella dove c'è il monumento ai caduti. In questa parte di progetto voglio illustrarvi quelle che sono, diciamo, la parte funzionale del progetto. Ecco, che cosa prevede? Allora, si prevede innanzitutto un rifacimento dell'impianto di illuminazione della piazza. Quei puntini rossi che vedete sono i nuovi corpi illuminanti che comunque dovranno avere delle caratteristiche che ci ricordano il passato, quindi saranno comunque delle lanterne. Poi vedete dei puntini blu, quei puntini blu sono delle torrenti a scomparsa con delle prese che serviranno per gli stand, per esempio, durante i mercatini, per degli eventi che si faranno nella piazza. Sappiamo tutti che l'uso della corrente elettrica è qualcosa di essenziale. Fino ad oggi c'era sempre un cavo che correva lungo gli alberi appeso, dal quale si attingeva per un cavo che veniva messo a concorrenza, dal quale si attingeva per poter prendere la corrente elettrica. Ora ci saranno invece delle torrette che scompariranno nel pavimento e che verranno utilizzate, diciamo, solo nel momento dell'occorrenza, quando ci saranno degli eventi. E poi vedete, c'è un cuoricino nella parte centrale in basso. Quel cuoricino sta ad indicare la presenza di una torretta con un defibrillatore, sì, che oggi manca. E poi ci saranno delle torrette per la ricarica delle auto elettriche. Ecco, questa è l'isola sud, con lo stesso discorso del progetto funzionale. Vedete, ci sono quattro puntini rossi ai quattro angoli dell'isola del Monumento ai Caduti. Il Monumento ai Caduti avrà anche lui la sua illuminazione, così come abbiamo previsto per la fontana del Petrucci. Ci saranno dei proiettori che illumineranno con luce bianca il Monumento ai Caduti per tutto il tempo, diciamo, delle ore serali,
e poi quando negli eventi particolari ci sarà la possibilità di illuminare il monumento nella parte frontale con il tricolore, quindi con le luci del tricolore. Altra cosa, le panchine, vedete quelle, diciamo, le panchine rosse che sono state indicate, anche quelle verranno praticamente restaurate, cioè non verranno, vanno sostituite, verrà sostituita solo la parte lignea con del nuovo tavolato in legno di rogo e verranno praticamente riverniciate le parti in ghisa. Le panchine che ci sono hanno un loro pregio, sono delle panchine di una ditta, sono le stesse panchine che sono state messe nel corso dell'intervento del 1985 e che noi abbiamo voluto recuperare perché ci è sembrato bene la possibilità di recuperare quelle panchine e di utilizzare una superficie lignea che non si riscalda quando c'è il sole, diciamo. Questo è il progetto dell'impianto elettrico, non voglio entrare nel merito, vedete quella matte verde, tutta la nuova diciamo, canalizzazione che servirà alle varie utenze di cui vi ho parlato. Poi c'è anche una parte di impiantistica idrico-fognaria e riguarda la fontana del Petrucci. La fontana del Petrucci oggi crea dei problemi, c'è dell'acqua che va sulla sede della piazza. Purtroppo quando abbiamo fatto l'intervento della fontana non c'erano i fondi per poter prevedere un impianto di raccolta delle acque che verrà invece realizzato con questo intervento, per cui ci sarà un'asola di 8 mm di larghezza, quindi a prova d'attacco, dove l'acqua si riverserà quando andrà sulla sede della piazza. Quindi non avremo più il problema dell'acqua che va sulle piastrelle della piazza. Inoltre è previsto un autoclave che consentirà di non avere quei momenti in cui, non so se avete notato, a un certo punto può capitare delle giornate in cui non c'è acqua. Perché? Perché l'acqua viene... L'acqua della fontana è un'acqua di circolo che a un certo punto, siccome esce dalla sua sede, in pratica va ricaricata, questo avviene di notte, però ci sono delle sere che non c'è abbastanza pressione, per cui con l'autoclave in pratica si risolverà questo problema che hanno diciamo, tutti quelli che abitano ai piani superiori nel paese. E poi un'altra cosa importante è questo autoclave. Questo autoclave consentirà di avere l'acqua in pressione che è ciò che serve quando si fa manutenzione, per cui se abbiamo bisogno di acqua in pressione per pulire per esempio la sede della piazza, la superficie del piano di calpestio, è possibile farlo grazie delle idropulitrici, grazie all'acqua in pressione che è possibile avere con l'autoclave che verrà installato. Andiamo avanti. Ok, entriamo nel merito della pavimentazione. Allora, vedete questo, non so se in basso, il ritorno di quelle due immagini d'epoca. L'immagine degli inizi del Novecento con l'acciottolato e l'immagine a destra, purtroppo non si vede, l'immagine a destra che è degli anni 50, si vede ancora la presenza di quel tratto di strada basolato che attraversava quella che è oggi l'attuale isola pedonale maggiore e che collegava via San Nicola con Corso Umberto I. Questi due elementi hanno in qualche modo influenzato quello che è il disegno della nuova, che sarà il disegno della nuova pavimentazione. In pratica abbiamo previsto un tipo di pavimentazione così come con la stessa cadenza a scacchiera che aveva quella pavimentazione degli inizi del Novecento ad acciottolato. Ovviamente non abbiamo riproposto l'acciottolato perché sapete che crea dei problemi di agibilità soprattutto per le persone che usano
persone che usano le carrozzine, quindi per i portatori di handicap è un problema acciottolato, per capirci. Quindi nel progetto avevamo previsto un acciottolato solo nelle parti marginali, vedete sopra e sotto quella parte grigia, in particolare nell'immagine sopra a destra c'è un ingrandimento in cui si vede la parte dove si era voluto riproporre l'acciottolato, così a memoria di quello che era l'antico acciottolato. Purtroppo la sovrintendenza quella parte lì l'ha negata, per cui non verrà fatto quella parte da acciottolato. Bisognerà realizzare una pavimentazione di tipo drenante che per il momento non è ancora ben individuata, quindi non sappiamo esattamente che cosa si farà in quell'area. Per il resto si tratta sostanzialmente di una scacchiera realizzata con basole di pietra di apricena, in due versioni, biancone e bronzetto. La parte bianca riproduce quelle che erano le basole, se vedete l'immagine del 1920, le basole chiare che contornavano l'acciottolato. La parte invece a bronzetto va a sostituire sostanzialmente l'acciottolato. Quindi l'immagine del passato in qualche modo ha influenzato e ha ispirato quello che è il disegno della nuova pavimentazione. Poi abbiamo previsto anche un tratto di pavimentazione che è a filo, quindi a raso pavimento con il resto della piazza, in quella zona, in quel tratto in cui un tempo c'era fino al 1985 il basolato che collegava Corso Umberto I con via San Nicola. Quindi nel nuovo progetto ci sarà di nuovo lastricata con basole spuntellate a mano, quindi lo stesso tipo di lavorazione delle basole che vedete sul resto del basolato, mentre tutta la parte a scacchiera in realtà trattata come con la bocciardatura a mano. Una bocciardatura però tipo quella che troviamo davanti al comune, forse anche un po' più spinta, Questo per evitare che fra 40 anni non dobbiamo avere lo stesso problema che abbiamo oggi. Perché? Perché uno dei problemi che forse non abbiamo citato prima, uno dei problemi dell'attuale pavimentazione è che ha perso quasi completamente quella ruvidità che consente alla pavimentazione di essere antisdrucciolevole, quindi oggi la pavimentazione è liscia, quindi questo è un problema. Noi fra 40 anni non vogliamo avere lo stesso problema, per cui il trattamento superficiale è stato influenzato anche da questa scelta. Devo dirvi però che la sovrintendenza ha posto una prescrizione anche su questo. Quindi il grado di finitura della piazza, il tipo di lavorazione superficiale dovrà essere comunque concordato con la sovrintendenza nel corso dei lavori. Per cui anche questa parte progettuale non può essere considerata definitiva. Questo è un ingrandimento di quello che vi stavo dicendo. Vedete, quel tratto a destra è il tratto che riproduce in qualche modo vecchio basolato rimosso nel 1985, però non è non è sotto squadro, in pratica è una parte pavimentata sullo stesso livello del resto della piazza, è solo un disegno che richiama la memoria del vecchio tratto che collegava via San Nicola con Corso Umberto I. Poi c'è la parte intorno alla fontana. La parte intorno alla fontana è sostanzialmente un ottagono che va ad ampliare il disegno dell'esagono del disegno della fontana. Quindi anche quella parte di pavimentazione trae ispirazione dalla fontana del Petrucci e in qualche modo tende a valorizzare maggiormente questo monumento che c'è al centro della piazza. L'isola sud, anche l'isola sud riprende lo stesso disegno della pavimentazione, tranne che nella parte riguardante il monumento ai caduti. Zoomiamo un attimo, ecco, questa è l'ultima immagine, con questo voglio chiudere.
Nella parte intorno al monumento ai caduti è previsto un tipo di pavimentazione, lavorata a mano, spuntellata a mano, esattamente come il basolato, diciamo, che c'è sulle nostre strade. Non immaginate il basolato liscio, però, basolato come era quando è stato realizzato, quando è stato posato, era, diciamo, spuntellato a mano, quindi aveva un tipo di lavorazione ruvida, antisluccione, perché comunque diciamo, era molto comoda. Voglio tornare un attimo indietro, perché ecco, in quella immagine sopra a destra, che purtroppo si vede poco, c'è sulla sinistra il marciapiede che c'era prima, agli inizi del Novecento, sul lato sinistro, per capirci, il marciapiede davanti alla sede della Proloco. Tutta quella parte lì era pavimentata con questo tipo di lavorazione, con questo tipo di basolato spuntellato a mano, che riutilizzeremo intorno al monumento ai caduti. In pratica è lo stesso tipo di pavimento che c'è davanti al bar di Bernardo. È l'unica parte che è rimasta di pavimento antico di Paso, che purtroppo lì si è diventato liscio, però quello è un pavimento che ha oltre 100 anni. E questo sostanzialmente è il progetto della piazza. Io volevo dirvi questo, che il progetto che avete visto è ancora un progetto a base di gara. Come diceva il sindaco, nel corso della gara ci sono delle cose di cui tenere presente, e quindi bisogna fare delle migliorie che possono appunto produrre un tipo di progetto più approfondito. Nel corso delle migliorie si possono recepire quelle che sono le prescrizioni della sovrintendenza, quindi ci sono una serie di elementi che oggi purtroppo non ho potuto illustrare più di tanto. Forse magari ci sarà un altro momento in cui potremo presentare quella che sarà la versione definitiva, diciamo, prima della realizzazione. Però, grosso modo, avete avuto, diciamo, l'idea di quello che sarà il progetto della piazza che ci aspetta. Vi ringrazio per l'attenzione. Anche molto tecnica, molte parole forse erano anche eccessivamente tecniche. Volevo così dire un po' la mia impressione, no? Questa piazza è davvero una piazza atipica, perché non è una piazza dove le persone si fermano, no? Di solito la piazza, la Corà, aveva questa funzione, no? Era il posto dove le persone erano lì, chiacchieravano, parlavano. Questa è una piazza atipica, perché è una piazza invece dove si circola, cioè circolano le macchine, dove delle piante anche nel zona, no? È vero, è abbastanza atipica, è molto sovradimensionata rispetto, diciamo, al paese, perché è una piazza molto grande, e in realtà non è una piazza dove, non lo so, io ho avuto questa sensazione, ma non adesso, l'ho sempre avuta così, una piazza dove correre, non è una piazza dove stare fermi e chiacchierare, è una piazza dove passeggiare, perché ha una strana, diciamo, anche una strana forma, una strana conformazione, no? A me ricorda un po' la piazza dove adesso io lavoro, che fuori, che anche lì io mi trovo in una piazza sovradimensionata, e sembra sempre vuota questa piazza, tutti si lamentano perché è veramente enorme. Beh, a me sembra davvero molto grande questa piazza rispetto al paese, e mi piacerebbe capire, diciamo, facendo un discorso storico, no? Anche il come è nata questa piazza, il perché ha questa forma e non ha, per esempio, un monumento di riferimento, no? Cioè, di solito c'è dietro un grande monumento, un palazzo importante, invece questa piazza è sempre molto così, no? È molto che entro, esco, vado da quella parte, vado da quell'altra parte. Non lo so, questa è una mia impressione. Non si sente, sì. Allora, la piazza, come ho detto prima, non è nata come un luogo di passeggio,
quando è nata la piazza era, sì, era un luogo di incontro, ma non si andava, anche perché diciamo non c'era il passeggio come oggi, però comunque nasceva la parte diciamo, dove è nata la piazza è quella davanti a Palazzo Gonzaga, per capirci. Il primo edificio costruito in piazza, il primo edificio costruito in piazza è Palazzo Gonzaga, metà del 500. Dopodiché piano piano sono stati costruiti nel corso del 600 e del 700 i palazzi che vediamo intorno. E quindi la piazza è venuta piano piano allargandosi verso la parte nord. Quindi la piazza nasce verso sud e si amplia verso nord. Però come dicevo, originariamente la piazza era il luogo del, era un luogo di lavoro, cioè nel senso che lì c'erano le fosse del grano, si passava con i carretti, non c'era, avete visto, era terra battuta, quindi non aveva questa funzione che ha oggi, aveva una funzione totalmente diversa, quindi forse questo è il motivo per cui appare grande. Il paese nasce lì, si sviluppa poi in quello che è l'attuale purgatorio, diciamo, poi via San Nicola e poi Corso Umberto I. Quindi però è il luogo diciamo centrale del paese, è il luogo dove la gente si riuniva, ma anche diciamo, proprio anche per lavorare, quindi non c'era quella funzione che abbiamo oggi. Se oggi sembra che si corre, è perché in realtà nella stessa piazza c'è la parte pedonale e la parte più importante delle strade carrabili, quelle che collegano San Paolo con gli altri paesi, e per forza di cose si deve passare di là. Addirittura è stata una nazionale, quindi immaginiamo che cosa poteva essere tra gli anni 30 e gli anni fino agli anni 50, anni 60. Quindi è per questo che sembra un luogo in cui si corre, eccetera, però se lei si ferma un attimo si renderà conto che è anche la piazza oggi, ma già da 50 anni fa, dal dopoguerra, ecco, in pratica è diventata il luogo di passeggio, il luogo di incontro, il luogo di riposo, non più di lavoro. Quindi in realtà c'è una parte della piazza dove si corre, che è la parte diciamo, dove ci sono i mezzi soprattutto, c'è la parte invece in cui ci si riposa ed è la parte diciamo, pedonale, per cui rimane questa funzione ed è per questo che è anche molto sentito come luogo. Certo, in effetti no, io volevo proprio dire questo, no? Che la piazza, partendo dalle piazze diciamo elleni che avevano questa funzione, no? Aveva la funzione, la gente convergeva lì, si fermava lì e lì parlava. No, la piazza è proprio un luogo che tra l'altro dovrebbe anche essere ripensato, perché le piazze si spopolano, perché ci sono altre piazze, come diceva prima il sindaco, su cui noi esprimiamo le nostre idee, ma prima si andava in piazza per sentire il polso sociale, economico, politico, no? Era la piazza, vediamo cosa dice la piazza. Adesso no, adesso la piazza è una piazza virtuale, e quindi anche questo credo che, insomma, quando si rifanno appunto lavori di riqualificazione, ripensare anche al modo in cui gli abitanti usufruiscono degli spazi urbani, no? Perché c'è davvero, bisogna ripensarlo, no? Ripensarlo anche a una piazza a misura di donna, a misura di bambino, di carrozzino, di persone che hanno appunto un'abilità motoria diversa rispetto a quella che noi consideriamo normale, non solo la carrozzina, ma ci sono anche i ipovedenti, e quindi bisognerebbe prevedere anche percorsi per i ipovedenti. No? Cioè, penso, no? E poi evidentemente l'illuminazione gioca un ruolo determinante, no? Prima di tutto perché l'illuminazione ha anche questa cosa diciamo artistica, ma è un deterrente anche per, no? Sappiamo, atti delinquenziali e altro. E poi fare i conti anche con i cambiamenti climatici, perché è vero questa cosa dei pini, i pini sono bellissimi, però in alcuni casi molto pericolosi. Hanno questo tronco che si può rompere così in un momento senza preavviso, diciamo, è davvero pericoloso. E prevedere appunto che noi andremo avanti per temperature sempre più alte, a
Siviglia fanno le vele, no? Cioè non potendo mettere gli altri, fanno queste piazze fatte così, che sono anche lì lunghe, invece che larghe, hanno messo delle vele proprio per evitare, no, che durante la stagione estiva le persone si arrostiscono. Ma ti arrostisci, eh? Se qua sotto ti fai una bronzatura spettacolare. Però non voglio rubare altro tempo, e se ci sono interventi, domande, dubbi, possiamo, credo, approfittare della presenza del sindaco, che sarà felice di rispondere. Napoleone, dici tutto. Buonasera a tutti. Vorrei contare una sola opinione, sono un cittadino semplice. Sta piazza che faremo, io penso che la dovremmo usare con un cittadino da passeggio, non da mettere qualcosa sopra, due punti e cambi, come ho detto dalla fontana del Duce. Stop. Grazie la prima del tuo intervento. Sicuramente così come è stata pensata, è pensata come un luogo di passeggio, un luogo dove ci debbano assolutamente essere solo pedoni, non altro. La fontana di Petrucci però ormai faceva parte di quella che era la storia della piazza, per cui è stata riportata, intanto saluto gli amici che sono appena arrivati, qualche minuto ci sbrigiamo, è stata riportata in piazza così come era nata la fontana di Petrucci, perché è stata costruita, progettata appunto per essere allocata lì all'interno della piazza, sulla piazza di allora. È stata spostata poi negli anni, quando è stata rifatta nel 1985, e quindi è stata spostata ed è stata spostata in più parti per ritornare nel luogo di origine. È chiaro poi che la piazza, così com'è grande, si presta anche all'utilizzo per le manifestazioni, l'utilizzo per i mercatini, tant'è vero che è stato sostanzialmente pensato nella progettazione il favorire questo tipo di utilizzo. Noi speriamo che si ritorni a quella che era la piazza, come diceva Ivone prima, che non si ritorni sulle piazze virtuali dei social, perché lì ormai sono diventate delle cose fredde. E dove ognuno può dire quello che vuole, ed è giusto che sia così anche sotto un certo punto di vista, però il confronto lo scambiarsi le idee in tempi certi, reali, credo che sia molto più fruttuoso che scrivere un messaggio e aspettare poi chi può rispondere, se risponde naturalmente, oppure qualche volta, a parte le discussioni costruttive, si innescano delle discussioni che hanno dei toni offensivi, che insomma lasciano il tempo che trovano, insomma. Questo credo che non succeda invece nel confronto diretto, per cui il nostro auspicio è che si ritorni a passeggiare in piazza, si ritorni a trovare gli amici in piazza e non su WhatsApp piuttosto che Instagram o su qualche altra piattaforma. Alfredo mi sta facendo segno, dici. Buonasera, io volevo solo ripetere quello che ho detto nel 1985, quando si rifece quella piazza, questa piazza. E se è possibile, adesso non so tecnicamente se si può o no, ma se era possibile mettere in prossimità dell'incrocio via San Nicolo
un attacco acqua per i pompieri, perché dopo quello che è successo in un anno, che sono arrivati, hanno spento un incendio in una casa, poi erano rimasti senza acqua e hanno dovuto aspettare che arrivavano da Loggia. Ecco che se è possibile un attacco per l'acqua, per fare il rifornimento, però attacco vigile del fuoco. Grazie. Ci siamo? L'abbiamo previsto quell'autoclave che andiamo a mettere, lì si farà un nuovo concetto vicino alla sotto il marciapiede, vicino alla fontana del Petrucci. Verrà messo un autoclave, lì c'è l'utenza idrica, no? E ci sarà la possibilità di attingere anche, è chiaro che l'attacco dei pompieri l'attacco per i pompieri ha delle caratteristiche particolari, possiamo pensarlo, quindi non proprio vicino a via San Nicola, un po' più avanti, dove c'è proprio l'attacco dell'acqua, quello che serve la fontana. Possiamo prevedere, già che dobbiamo fare proprio un pozzetto in quella zona. E poi ce n'è un altro, forse non lo sappiamo, vicino al monumento, di Giacelli. Ed è tutto attaccato sulla condotta centrale. Sì. E ce n'è ancora un altro davanti alla chiesa, nella chiesa purtroppo non è l'unico che cerchiamo, non c'eravamo quando è nata la 167. Non convinti, no, assolutamente, è chiaro che sono, così come è stato previsto un punto dove allocare un defibrillatore, e quindi questo insomma è qualcosa che salvaguarda un po' le persone, così sarà previsto un attacco di pochini. Comunque, a parte quello vicino al monumento dei caduti, ce n'è un altro, non c'è un pozzetto, anche di fronte alla chiesa di San Antonio, dove l'acqua insomma è possibile prelevarla, tant'è vero che quando abbiamo fatto gli interventi sia di sanificazione delle strade durante il lockdown, sia con per il trattamento degli alberi, infatti tutti in modo volontario, voi vi ricordate, se qualcuno ricorda, quando ci siamo insediati, gli alberi del Parco della Rimembranza erano in uno stato a dir poco molto preoccupante per quanto riguarda la loro vitalità, e noi quasi, come dite, non dico costringendoli, perché l'hanno fatto molto volentieri, e di questo vorrei ringraziare i vari Vincenzo Riuzzi, Domenico Antenucci, altri De Cristofaro, cioè che hanno sostanzialmente ci hanno dato una mano sia per quanto riguarda la sanificazione del paese, sia per quanto riguarda il trattamento degli alberi, tutto fatto a livello volontario. Anche lì c'è una presa d'acqua. Interrompimi, se no io poi vado avanti. Se no io poi parlo. Altre domande? Ma siamo in diretta a testa. No, voglio dire ancora. Se c'è qualcuno che vuole fare una domanda. No, tanto parlo. No. Domande dallo studio non ci sono più. Oddio, se a posto degli altri mettete delle colonne pure bello forse. Con i capitelli che stanno avanti, che stanno chiudendo. Io lo so, rimasto sulla questione degli altri, vorrei dire una cosa, io attualmente che la vedo la piazza ci passa lo sempre. Credo che per l'altro dove sono stati tolti andrebbe lasciato così, anche perché di fronte al lato del Piabattino, della Tosetta, c'è una fila di alberi che vanno a equilibrare la vita dello campo. La vedo benissimo senza, detto, come diceva la dottoressa, metterci delle cose e quant'altro. Ma è il futuro, Se voi vedete Parigi, io ho visto una luce stupenda passando con il sole, un paesaggio diverso proprio, la mancanza di quegli altri, mi permetto di dirlo anche come tecnico, sul regione dove
Però Parigi, che insomma è sempre all'avanguardia come città, l'architetto me lo può dire, la Villiniere, voglio dire, ha fatto storia, no? Cioè le città italiane, europee, moderne, nascono con Parigi, quindi Parigi sta lì e anche diciamo anche in Italia, adesso si sta addirittura ripensando alla ridistribuzione del verde sui tetti delle città, no? Milano ha fatto il bosco verticale. E tante altre città lo stanno facendo, quindi c'è proprio un ripensare anche al verde, anche proprio in virtù di questo nuovo clima con cui dovremmo fare i conti, perché è inutile fare gli struzzi che mettiamo la testa sotto la sabbia, cioè questo è quello che abbiamo e quindi dobbiamo in qualche modo anche fronteggiare e trovare delle soluzioni che siano soluzioni poi anche a lungo termine, non soluzioni che così tappino adesso il momento e poi chissà. Quindi insomma, benissimo, io dicevo prima, no, che ci siamo tutti, come dire, formati sulla via. Io correvo alla festa di Sant'Antonio, mia nonna poverina mi doveva tenere là perché c'erano i campi, per me è un campo da calcio quella cosa lì, cioè quando si è bambini quella cosa lì è uno stadio, cioè una cosa enorme, no? È vero? Bene, allora se non ci sono altre domande, se Giuliano è a posto vuol dire qualcosa? Vuol dire una parola io. Ecco qui, abbiamo l'ultima parola. Più che altro un consiglio, come un mio punto di vista. Adesso sono stati tagliati gli altri, si pensa appunto di implementare dove. Il mio consiglio, quello che sicuramente magari la sovrintendenza consiglierà, è il Leccio. Io personalmente il Leccio in piazza Altomuro non lo vedo come tipologia. L'unica cosa che ha detto la sovrintendenza di non mettere. Esatto. Di non mettere. E per favore neanche le mamme. La sovrintendenza ha riconsigliato i figli. Noi non siamo d'accordo e pensavamo di proporre due o tre specie di altri e fare tipo un referendum popolare così da far scegliere a tutti. Di mettere i sanci di Angemola più piante del mese. Io sono d'accordo con tutto che è vero, c'è uno necessariamente per tagliare, però questo occhio di tecnici, però non è detto che continua a casa piuttosto. È stata una piazza di ora è chiaro, ma bisogna capire che mentre invece degli altri. Allora, vi do la mia solidarietà già primante, perché non vorrei essere nei vostri panni fra qualche ora. Per cui personalmente, per come la penso io, sono d'accordo con voi. Però io non sono un tecnico, è chiaro che io esprimo un pensiero mio personale. I tecnici poi sono quelli che ci daranno i consigli e noi dobbiamo fare sintesi. Vedremo, il progetto prevede la rimessa in posa di alberi. La sovrintendenza ci ha consigliato, più che consigliato, ci ha imposto di rimettere dei pigni, andremo a trattativa, perché io non sono d'accordo. Come prima, poi i pigni vanno messi lì e lo so, ma il problema è un problema reale, è vincolante purtroppo, purtroppo è un parere vincolante. Allora io vorrei fare velocemente una chiusura, no? Ritornando al discorso di volte che prima, che la piazza deve ritornare ad essere non più un mezzo di passaggio di forza, noi stiamo lavorando per cercare, e una parte di questo lavoro già l'abbiamo messo in atto, per cercare durante il periodo estivo di dirottare i mezzi pesanti per altre vie. Abbiamo già ricevuto dei finanziamenti per rifare delle strade di periferia che quindi non permetteranno il passaggio
al di fuori del paese dei mezzi pesanti, perché tutti quanti noi durante l'estate veniamo qui, durante le festività e durante tutti i giorni di maggior frequenza della piazza, quante volte bisogna spostarsi per permettere appunto ai mezzi pesanti, che anche loro devono lavorare, però e quindi abbiamo previsto e abbiamo avuto dei finanziamenti dove abbiamo recuperato Chianimam, la via di Chianimam e qualche altra via per la circonvallazione. Sì, noi abbiamo già asfaltato un tratto di strada, dobbiamo rifare lo strano per permettere il passaggio dei mezzi al di fuori della circolazione. E ci riusciremo, speriamo, noi siamo molto fiduciosi. Poi un'ultima cosa, poi faremo altri incontri e entreremo o più nei particolari. Tra un po' verrà riaperto, anche se non è mai stato chiuso, il museo nostro, perché è stato riallestito con nuovi reperti e abbiamo ricevuto un finanziamento importante per riallestire questo museo, e anche questa volta, come è successo la volta scorsa, sarà uno dei primi musei in Italia ad avere la possibilità di interagire da un punto di vista multimediale. Questo è uno dei progetti che abbiamo fatto. Giusto per chi ci ha accusato di, tra virgolette, non fare gli interessi della popolazione, vorrei ricordare che questa amministrazione, grazie all'impegno di tutti, nessuno escluso, quindi forse quello che ha lavorato di meno sono proprio io, ma grazie agli assessori, grazie a tutti i consiglieri, abbiamo avuto fondi a fondo perduto, cioè quindi senza nessuna necessità di restituirli, pari a circa 13 milioni di euro. E io credo che non ci sia stata nessun'altra amministrazione in precedenza, se c'è stato qualcuno non lo ricordo, ad aver avuto dei finanziamenti così sostanziosi e senza la necessità di doverli restituire. Se voi considerate che per due anni, il periodo dei lockdown, noi siamo stati fermi e abbiamo fatto solo assistenza ai nostri cittadini, nel giro di due anni noi abbiamo ricevuto 13 milioni di euro e ci sono progetti già presentati e sui quali abbiamo molta probabilità di essere finanziati per altri 14 milioni di euro. Quindi se voi pensate, senza una struttura, con un numero di dipendenti ridotto all'osso, con gli uffici chiusi perché non c'era la presenza fisica di chi ci lavorava dentro, abbiamo fatto un lavoro spesso, capitato spesso, che gli assessori facessero i dipendenti comunali, perché si scrivevano materialmente le loro delibere, si scrivevano materialmente gli interventi da fare. Abbiamo avuto l'aiuto di tanti amici che l'hanno fatto solo ed esclusivamente a titolo di volontariato, e di questo io vorrei ringraziare tutte queste persone, me la sento. È chiaro che noi adesso andremo a rinnovo, a maggio finirà il quinquennio, c'è qualcuno che dice meno male, io dico che il tempo è volato perché ci siamo resi conto che programmare, andare a realizzare e a programmare anche quello che sarà il futuro, chi verrà dopo di noi si troverà un bel parco di lavori da fare. Se verranno finanziati, credo che sia
una svolta storica per San Paolo. E comunque ci rivedremo poi per illustrare nel dettaglio tutti i progetti fatti e quelli futuri. Grazie Yvonne per questa bella chiacchierata, grazie agli amici della Desaneo, ad Antonella che è sempre presente e che anche stasera ci ha messo tra virgolette la gogna, perché ci ha messo su Facebook. Ma alcune persone in diretta, lo dico adesso, però quando ne facciamo le riprese è impossibile far intervenire gli altri nelle dirette, quindi c'era qualcuno che chiedeva di poter partecipare, quindi chiedo scusa se non ho dato la linea, ma poteva essere un problema. Poi se vogliono scrivere i commenti, rispondere te. E il problema, allora queste persone se hanno dei chiarimenti da fare, possono farli, io poi la linea ve li inviano a voi come struttura giornalistica e io, come è successo altre volte, possiamo assolutamente venire nella vostra sede a rispondere agli amici se sono voi. Se no io li invito a venire agli incontri perché è molto più stimolante confrontarsi dal vivo. Tecnicamente non era proprio possibile, quindi chiedo scusa se non ho dato la linea a te. Prendi, allora, il compito per la prossima volta. Grazie a tutti, grazie. Grazie a tutti e bene. Grazie a voi per la pazienza che avete avuto. Sì, grazie a tutte e a tutti, come sempre, includiamoci. Grazie.